quello che devi sapere. Lettura accurata dei tarocchi. Scegli il simbolo. Allora, quello che devi sapere di importante per te in questa lettura dei tarocchi accurata, devi scegliere o il Buddha o la piramide o la stele. O il Buddha o la piramide o la stele. Uno di questi tre simboli, o Buddha o piramide o stele. Iniziamo a togliere la stele, iniziamo a togliere la piramide e partiamo con il Buddha. Allora, partiamo intanto con gli arcani maggiori dei tarocchi. Vediamo cosa ci dicono gli arcani maggiori dei tarocchi. Mescoliamo. Vediamo un attimino quali sono le informazioni che devi sapere, tutto quello che devi sapere. Mescoliamo, vediamo un attimino gli arcani maggiori dei tarocchi, tutto quello che devi sapere. Allora, tagliamo. E vediamo un attimino. Allora, beh, intanto devi sapere che l'universo in qualche modo è dalla tua parte, insomma, nelle cose che andrai a intraprendere, c'è sicuramente la fortuna dalla tua parte, ci sono degli aiuti, ci saranno anche ovviamente delle forze ostili, ma saranno tutto sommato abbastanza indebolite, delle forze manipolative, ma saranno di fatto abbastanza deboli, non riusciranno a contrastarti. Perché dalla tua parte c'è la giustizia, quindi ciò che è giusto alla fine farà il suo corso. Quindi questo è anche importante. Quindi devi sapere che potrai intraprendere e comunque verrà fatta giustizia. Otterrai i tuoi obiettivi non al 100%, però non in modo completo, ma comunque ti avvicinerai a quello che tu vorrai. Vediamo un attimino qualche consiglio un po' più pratico da parte dei tarocchi Zen di Osho. Cosa dicono? Qualche consiglio un po' più pratico. Cosa dicono i tarocchi Zen di Osho per andare a completare un po' la situazione? Vediamo un attimino cosa dicono i tarocchi Zen di Osho per andare a completare un attimino questa situazione. Allora, tagliamo, giriamo e andiamo a vedere cosa ci dicono i tarocchi Zen di Osho per andare a completare un attimino la situazione. Allora, dovrai affrontare un viaggio. Ci sarà un viaggio che può essere un viaggio interiore, un viaggio esteriore, ma comunque nel tuo prossimo futuro c'è sicuramente un viaggio. Dovrai prestare attenzione a persone manipolative, persone dalla doppia faccia, persone che hanno una maschera, che in qualche modo cercheranno di contrastarti, in qualche modo cercheranno attenzione, presta attenzione perché ci saranno anche delle repressioni, qualcuno che cercherà veramente di ostacolarti, metterti bastone tra le ruote. Viene anche fuori la carta del controllo, quindi situazioni di controllo, quindi su questo devi prestare attenzione. Vediamo anche i suggerimenti karmici dei registri akashici, mescoliamo, vediamo un attimino quali sono anche dei suggerimenti karmici dei registri akashici, che sono sempre molto utili da questo punto di vista. Vediamo un attimino i suggerimenti karmici dei registri akashici. Tagliamo. Andiamo a vedere cosa ci dicono. Allora, beh, devi saper cogliere gli eventi sincronici. Avrai degli eventi sincronici che si manifesteranno, della tua capacità sarà quella di poterli cogliere e di poterli valutare. E allora ti capiterà l'abbondanza, perché se tu saprai cogliere questi segnali, l'abbondanza sarà dalla tua parte. Ecco, questo è quello che è venuto fuori, diciamo, da questa lettura, da questa prima lettura delle carte, credo che sia molto importante. E adesso passiamo togliamo il Buddha, facciamo entrare la piramide e andiamo a vedere un attimino che cosa ci dice in questo caso, cosa ci dicono le carte in questo caso, vediamo un attimo. Allora, partiamo dalla piramide, tutto quello che devi sapere, tutto quello che devi sapere. Vediamo un attimino, mescoliamo tutto quello che devi sapere. Mescoliamo le carte. Tutto quello che devi sapere,
tagliamo, giriamo e vediamo un attimino. Allora, anche qua, guarda, paradossalmente di nuovo la fortuna, l'universo è sempre dalla tua parte. Questa è una cosa molto, molto interessante. Ci sono, anche qua, ci saranno dei cambiamenti nella tua vita, preparati. Non saranno cambiamenti distruttivi, perché comunque la morte esce anche al contrario, e poi c'è la fortuna che è dalla tua parte, quindi i cambiamenti ci saranno. Ci sarà giustizia, nuovamente. Molto interessante anche questa cosa qua. E diciamo, dovrai stare attento però a una donna che tenderà a metterti basso dentro le ruote, una donna che farà da antagonista, una donna potente, una donna di successo, ma tu comunque hai tutte le energie, la forza necessaria per superare questa cosa. Però attenzione che in questo caso l'antagonista è una donna, quindi non fidarti di una donna che può metterti basso dentro le ruote. Vediamo un suggerimento da parte dei tarocchi Zen di Osho. Raccogliamo carta che è caduta, eccola qua, e mescoliamo e poi tagliamo e vediamo che cosa viene fuori. Vediamo che cosa viene fuori dai tarocchi Zen di Osho. Allora, ci sarà comunque una fioritura, nascerà qualche cosa di nuovo. Potrà essere una storia d'amore, potrà essere un nuovo lavoro, ma nel tuo futuro c'è un cambiamento spiccherà il volo. Diciamo, sicuramente il cambiamento sarà positivo, però come ogni cambiamento toglie qualche cosa d'altro. Infatti i tuoi nuovi obiettivi verranno comunque raggiunti e anche mantenuti nel tempo. Vediamo un attimino cosa ci dice un suggerimento da parte dei registi akashici. Che suggerimento ci danno i registi akashici? Allora, mescoliamo le carte. Allora, vediamo un attimino che suggerimento possiamo avere. Allora, tagliamo. Allora, beh, dovrai saper cogliere anche qua degli eventi sincronici che si manifesteranno e tenere presente anche qua, torna di nuovo la figura dell'antagonista, la figura dell'antagonista che in qualche modo ti ostacolerà. Per cui attenzione, attenzione, se vuoi raggiungere la pienezza, l'unità, devi superare i blocchi dati dagli antagonisti. Ecco, questi sono gli avvertimenti, le istruzioni importanti, le cose che devi sapere. E adesso passiamo. Togliamo la piramide, passiamo alla lettura della stele, quindi iniziamo a togliere le carte qua. Allora, vediamo un attimino la stele che ci dice. Allora, vediamo un attimo. Allora, partiamo tutto quello che devi sapere. Vediamo un attimino, partiamo con la stella. Mescoliamo. Tutto quello che devi sapere. Vediamo una lettura accurata dei tarocchi e vediamo che cosa viene fuori. Tutto quello che devi sapere. Quello che è importante sapere. Tagliamo, giriamo e vediamo un attimo. Allora, bene, potrai raggiungere i tuoi obiettivi. Attenzione ad allineare la sfera emotiva con la sfera logica. Il carro rappresenta un po' quello. Raggiungi i tuoi obiettivi se hai parte emotiva, le tue parti interiori allineate, altrimenti una tira da una parte, una tira dall'altra e non raggiungi. Quindi cerca di raggiungere. Anche qua viene fuori la morte, al contrario, ci saranno degli antagonisti che ti permetteranno, ma alla fine vincerai perché raggiungerai propriamente quello che vorrai, quindi alla fine il tuo obiettivo sarà tuo. E carta anche importante, l'amore. Presto arriverà un amore importante nella tua vita, o un consolidamento di una relazione già presente, o un nuovo amore. Vediamo un attimino il suggerimento, cosa ci dicono in più i tarocchi Zen di Osho, che cosa è importante che devi sapere. Vediamo un attimino, mescoliamo. Che
Che cosa è importante che devi sapere? Scegliamo le carte. Tagliamo, giriamo. Che cosa è importante che devi sapere, che devi conoscere? Allora, beh, attraverserai una fase di completamento, quindi svilupperai, diciamo, una completezza, questo è anche molto importante. Evita di aggrapparti al passato perché avrai delle. Tenterai di aggrapparti al passato, ma aggrapparsi al passato in questi casi non ha nessun senso. Ci sarà sicuramente un miglioramento tuo personale e raggiungerai, ci sarà una guida spirituale, un maestro che veglierà su di te. Quindi è molto importante questo. Cerca di capire quale sarà una persona che potrà darti un contributo molto importante nella tua crescita, nel tuo sviluppo personale, nel tuo miglioramento personale. Intanto mescoliamo le carte, mescoliamo le carte. E vediamo un po' cosa c'è da aspettarsi. Allora, tagliamo. Allora, abbiamo dei blocchi legati alle vite passate che devi imparare a sciogliere, questa è un'altra cosa di fondamentale importanza, e gli eventi karmici che sono legati alle vite passate, che devi imparare a sbloccarli, a scioglierli, e se devi intraprendere una storia, qualcosa, devi prendere una decisione, se fare o non fare qualcosa, la scelta è no, non devi farla. Quindi questa è la risposta fondamentale. Queste sono le cose fondamentali che devi sapere. Bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Teramasco. Iscriviti al canale, attiva la campanella così riceverai notifiche dei nuovi video. Seguimi su Instagram, su TikTok e su tutti i miei canali YouTube.